Ciao a tutti, sono Aria e benvenuti in questo terzo episodio della serie di Minecraft. Eccoci qua davanti alla mia casetta un pochino ristrutturata, come potete vedere mi sono un pochino sbizzarrita con le varie mod che sono installate. Adesso vi faccio vedere un po'. Ho trovato la calcite, uno dei miei blocchi preferiti, sono molto contenta e queste cose qua sono meravigliose. E dentro, come potete vedere, mi sono sbizzarrita con cose, molte cose. Poi anche sopra il nido l'ho fatto un po' più carino, diciamo. Guardate com'è carino con tutta divanetti. E la cosa bella è che ci si può sedere! È bellissimo! Inoltre ho costruito anche la cuccetta per il mio drago, che ho deciso di chiamarlo Bruschetta. È un nome meraviglioso, lo so. E il drago di Onyx si chiama Fagiolino. Ciao Onyx! Il drago di Onyx si chiama Fagiolino. Quindi sono Fagiolino e Bruschetta. Adesso sono girati di là. Cosa stai facendo? Mi nascondo. Non sono qua, vai Ok, via. va bene, va bene. E ho costruito questa bellissima cuccetta che in realtà è solamente per Bruschetta, però per ora Fagiolino non ha ancora la sua casa, quindi rimarrà qua dentro con Bruschetta. Qua c'era una sedia in più. Si vedono le Oh no! orecchie! Come Oh potete no! vedere, la casa di Onyx è sparita. Non c'è Totalmente più. sparita. Perché abbiamo deciso di ricostruirla, anzi, Onyx la ricostruisce. E abbiamo iniziato a fare un po' di piantagione, dato che queste canne da zucchero, come potete vedere in alto, esce Gunpowder Reed, quindi danno gunpowder, sono bellissime. Sì. E in questa chest c'è tutto ciò che Onyx ha bisogno per fare la sua casetta. Non avevo visto che c'è anche il bambù, molto bene, molto bene. Ci E farò le adesso farm di queste cose. vieni qua in parte a me, Onyx. Vieni qua in parte a me. Sei pronto per iniziare il tuo primo timelapse della serie? Che ti inquadrerò io. È la prima Let's go. volta che lo faccio. Quindi, È la Onyx. prima volta che fa una costruzione. Sì, che Let's sia effettivamente. go! Eccoci qua, la casa di Onyx finita. Per voi sono No, passati pochi secondi, per noi è passata una no, settimana, perché a me è un'eternità. venuta l'influenza. E infatti sentirete dalla voce che sono morta, però Esatto. niente, non importa. Quindi adesso faremo un piccolo tour. Vai Onyx, facci fare un piccolo tour dall'interno, perché nel timelapse si è visto sull'esterno. Ah, poi abbiamo decorato anche Allora, qua. questo qui è il figlio di non so chi. Probabilmente è mio. Io ho avuto un paio di figli questi giorni. Allora aspetta, vediamo se ho dei figli anch'io, perché avevo, mentre costruivo mi salvavo le uova. Oh, un altro Oh, un figlio. altro figlio. Due Oh, un altro figli. figlio. Due figli. Ok, perfetto. Quanti figli? Ok, andate. Non andate sul falò. Allora, prima di tutto, cosa bellissima, qui c'è il mio draghetto, che però no. Ah, non stare nell'angolino, scemo. Andiamo a vedere il dentro, molto piccina, molto cosy. Quando Fatto avremo i cactus, interamente da Onyx, ovviamente, l'interno. ovvio. Quando avremo i cactus, questa sedia sarà verde. Sarà tutto verde. Ovviamente c'è la lampada che adesso si tiene spenta perché è giorno. Rispettiamo l'ambiente. Qui c'è la stanza da letto con i cassetti e le finestre.
un bucket con l'axolotl. Devo trovare. È Mi sa vero che che non ho ancora un nel primo episodio axolotl. avevi preso l'Axolot. Oh, intanto mettiamolo qua. Aspetta, aspetta, guarda, facciamo la fonte di cosa infinita. Visto che. Esatto. Io l'ho messo nell'angolino di lì. Vai, tu metti lì. Ma che carino! Non uscire, scemo, perché sennò muori. Ecco, Ma che carino! mettigli tipo un, facciamo tipo un bordo. Un bordo molto brutto. Dopo faremo anche un laghetto per Niente. l'Axolot. Sì, più che altro Diteci un nome da per non dare a farlo questo boy. morire. Boy o girl o dei dem, non lo so. Oh, mangio un semino, avevo un semino in mano, l'ho dato un pollo. Foglietti! Ok. Polletti, polletti, guarda tu come siamo fatti. Teste quadrate e becchi a punta. Polletti, polletti. Allora, abbiamo tutto il Allora. necessario per andare in caverna, ma io proporrei prima di dormire. No, scherzavo, pensavo stesse tramontando il sole, never mind. Caverne vicine o andiamo con i draghi all'avventura? No, intanto cominciamo con quelle vicine. Va bene. Whee! E scendiamo. Anche perché il coal ci serve per le torce, perché non abbiamo torce. Esatto, io lo vedevo tipo qua sopra. Sì, io sono scesa troppo. Fammi salire! Fammi Il copper lo vuoi? salire! No. Sfrutto la tua acqua perché non ho voglia di mettergliela. Ok, andiamo a prendere i nostri draghetti e andiamo all'avventura. Guarda. No, però mi sa che finisce così. Forse no. No, non è tanto grande, ma sembra. Esatto, Qui c'è della randomite. quindi tu E ho rimani preso qua, gli drago. slime. Siediti dove sei? No. Drago! Mannaggia. Torna su e fai follow. Allora, io lo Ok, lascio tipo io l'ho lasciato qua. seduto qua. Anch'io. No. Sì. Sono in un punto di merda. Allora si apre una caverna sotto, però è un po'. Freelancers are the secret to every successful company. They're fast, talented, and affordable. Half my company is made Drago, up stai of giù lì. L'ho freelancers. Visit fiverr.com and get a freelancer. messo vicino al tuo. Aia. Sto planando giù, forse ti trovo. Eccoti qua. Perché Help. su. Thanks. No. Creeper! 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 Saltano giù Oh, i creeper. man! Ok. Mi sa che è finita. Con la coppa. Comodissimo il drago. Aspetta, perché non crompo giù? Forse è meglio Ok. dormire. Abbiamo le coordinate di casa. Allora. Io vedevo tipo delle luci lì sotto. What the fuck? Cioè. Cosa? Cose! Cioè, è bellissimo, non so cosa sia, ma ha cose azzurre che si illuminano. Oh mio Dio. Glowing Moss Block. C'è What the fuck? il Glowing Moss? Oddio. Glow Shroom? What the fuck? Ce la rando mai questo? Uno smeraldo. Ok. What the fuck?
Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cosa. Che. What? È bellissimo. Che blocco è questo? Mad. Oh mio Dio. Creeper, non usare. Questo bioma è troppo carino. Oddio! Ho glowworm silk. Boh, sono delle cose che se tipo appendi si illuminano. Scusami. Ma che cos'è sta roba? Allora, calmi tutti, prendiamo il ferro. Che questa tonalità di azzurro è bellissima. Mio. Perché in teoria se è moss si può farmare, giusto? Guardate che roba! Ma scusami. E ci sono anche i glow. Oh mio Dio, è tutto così. Quanto hai l'inventario già pieno tu? Devo risponderti. Ma porca di quella. Bro, sono troppo brava con l'arco. Sono troppo brava con. Ok, sono troppo brava con l'arco. Non mettetevi contro di me. Tu no. Oh no. Cosa? Ah no, ok, io lascia. No, va bene. Tutto sotto controllo. Ho sentito un rumore strano. Molto strano. Fero. Ehi! Che Sento un portale. spavento! Cristo santo! Del quarzo, ok, ho l'inventario pieno. Clora, ma lì mi sa che devi prenderla tu. Direi che come prima mining trip si può considerare fatta? Iniziamo a tornare su. Sta diluviando. Dove sei, bruschetta? Vieni qua. Olè. Eh sì, torna a casa. Ecco qua il bottino della miniera, direi onesto. Questa cosa qua piace tanto a Onyx, ma io non so bene cosa sia. Però gli piace molto. Quindi ora la metterò subito sul mio zainetto. Esatto, perché si è fatto lo zainetto. Guardate che carino. Ha lo zainetto più grande di lui. Guardate che carino. Semplicemente se io adesso droppo la roba, me la raccoglie direttamente nello zaino. Ah!
Oddio! Oddio! Non vanno nel mio inventario, va tutto nello zaino. Ok, Missione la volta quindi direi prossima: che. trovare un deserto perché mi servono i cactus perché devo colorare le cose di verde, compreso il mio zaino. Va bene, ok. Ascolta, tu hai avuto tutto il tuo azzurro, ok? Io voglio il verde. Va bene. Non è colpa mia se Ecco. hai un colore preferito difficile da trovare. Colore E allora, nel prossimo episodio superiore. costruiremo un magazzino comune, sarà il nostro magazzino. Ok, d'ora in poi Dicevamo. le outro d'ora in poi le faremo qui sul falò. Stavamo Sì. dicendo che nel prossimo episodio, Così se oltre mai al avremo magazzino, degli ospiti, potremmo avere degli ospiti. esatto, possiamo avere al massimo due ospiti, più di due no. Perché le Esatto. nostre skill sociali non vanno più di due persone. Anyway. Esatto. Quindi, oltre al magazzino, costruirò il laghetto per l'Axolotl, che secondo me ci sta molto bene lì davanti a casa mia. Cosa stai facendo? You spin me around. Così ci prepareremo bene per andare nel Nether. Ma stiamo calmiamoci, perdonami. Siamo spawnati 2 giorni fa in sto mondo. Posso andare nel Non Nether riesco a ancora? prenderti sul serio se continui a girare così. Ok, direi che con Onyx che gira come una trottola. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bye.